Sì. Ci fai ridere per 5 minuti, dai. Beh, adesso non è che si possa... Come non si può? Si può, si può. A comando, così? A comando, si può. Con te si può, lo sappiamo, dai. Allora, possiamo... Vabbè, insomma, io... Posso fare una richiesta? Di. Quella serie di incontri con donne... Non so se ha un titolo. Ah, è un racconto? Sì, un breve racconto. Sì, allora ci sono queste pagine, questi... Allora, siccome io sono un cultore della scrittura breve, che è questa arte, insomma, che ho ribattezzato la Brevart, e niente, nella scrittura breve ci sono appunto gli aforismi, cioè le frasi, diciamo, in forma di prosa, gli epigrammi, le poesie catartiche, forma poetica, ma anche queste piccole storie a cui accennava adesso Giancarlo. E per esempio, questa si titola Amori clandestini. Esatto. E recita così, dice: quel giorno non me ne andava bene una. L'altra invece funzionava perfettamente. Avevo appena lasciato Mary sotto il portone di casa sua, troppo pesante, non ce la facevo ad alzarlo da solo. Entrai in un pub e diedi un'occhiata al bancone. Un male della Madonna. Poco a lato la vidi, una donna bellissima. Avrei voluto fare del sesso con lei, ma il sesso oggi è a rischio. L'ho scopata con gli occhi, mi è venuta la congiuntivite. Guarda. Quella sera il locale brulicava di donne, ce n'erano tantissime. C'era Annette. Con Annette è stato un colpo di fulmine, un sorriso, un drink. Dopo un'ora eravamo già a letto. Io a casa mia e lei a casa sua. C'era Liza. Liza era come la notte inoltrata, tarda. Ogni tanto devo lasciare un attimo di tempo, perché non è così ragione, immediata. Certo. No, perché è molto sottile. Certo. Mi presentai a casa sua con un mazzo di fuori. Avevo la situazione in pugno. Lei aprì la porta con un sorriso. E va che non è facile, ragazzo, provateci. Da prima la presi sotto braccio, poi fortunatamente la presi anche sotto gamba. Insomma, lei mordeva le lenzuola, ma porca puttana, sotto c'ero io! Era una donna particolare, si perdeva in un bicchiere d'acqua, ma nei bicchieri di whisky si orientava a meraviglia. A un certo punto mi ha guardato e mi ha detto: tu, col dito puntato contro, così, tu hai mai pensato, mi ha detto, hai mai pensato di coniugarti? Gli ho detto: guarda, io devo vivere la mia vita, tu devi vivere la tua vita, lui deve vivere la sua vita, noi dobbiamo vivere la nostra vita, voi dovete vivere la vostra vita, essi devono vivere. E allora mi ha detto: non dobbiamo vederci più. Benissimo, da quel giorno trombiamo bendati.